Doveva chiudere i battenti già una settimana fa, ma con la risalita dei casi e le terze dosi all'orizzonte c'è ancora bisogno di un maxi hub come il Mandela Forum nel cuore della Toscana. E così si è deciso di far fare la struttura agli straordinari. Per il momento la data di chiusura prevista è stata spostata al 1° dicembre, poi il piano della regione è quello di contare sugli altri punti vaccinali già presenti in città e sulla nuova struttura che nascerà a breve nei pressi dell'aeroporto di Peretola, gestita della Croce Rossa. Il resto della Toscana manterrà invece l'assetto attuale, che ha visto chiudere a fine ottobre alcuni grandi hub senza alcun disagio per i cittadini. Per il futuro hub di Peretola sono in fase di definizione gli ultimi dettagli dell'accordo, poi si procederà con l'allestimento delle tensostrutture per aprire attorno alla metà di novembre. In tutto la capacità vaccinale della ASL Toscana Centro resterà di 5.000 vaccini al giorno, 2.500 dei quali a Firenze e gli altri distribuiti tra Prato e Pistoia. Nessuna modifica prevista nella ASL Toscana Sud-Est, dove dal 1 novembre hanno chiuso 12 centri vaccinali. Ne restano aperti 8. Nella ASL Nord-Ovest sono stati eliminati due grandi hub, Carrara Fiere e il Pala Modigliani di Livorno, attive tutte le altre strutture territoriali e di centri ospedalieri. In base all'andamento dei prossimi mesi e alle nuove indicazioni che arriveranno sull'eventuale estensione del vaccino ad altre categorie come i bambini, la regione rimodulerà di volta in volta l'offerta.